Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Riunione delle commissioni in settimana per le informative della Giunta. La prima ha iniziato l'esame delle proposte per l'istituzione del segretario generale e la riduzione delle direzioni regionali. Le commissioni urbanistica, economia e cultura hanno ricevuto le informative dalla Giunta sulle materie di competenza. La commissione sanità ha espresso il parere sul piano di rientro della spesa sanitaria. Questo è il punto dei lavori della commissione ambiente. La presidente Silvana Accossato. Sono molti i temi all'attenzione, dai parchi ai rifiuti, tema contingente, stringente, quello delle termovalvole. Su questo punto sarà necessario che l'esecutivo utilizzi sensibilità, attenzione ai temi ambientali, ma attenzione anche alle famiglie. Diego Sozzani, vicepresidente quinta commissione. Con l'assessore abbiamo sentito quali sono le linee programmatiche. Cercheremo degli approfondimenti sicuramente nel prossimo futuro. Dovremo stare attenti a tutta una serie di attività che saranno assolutamente complesse, ma di assoluta importanza. Importanza per i cittadini piemontesi. Riunita anche la Giunta per elezioni che deve verificare la regolarità per ciascun consigliere in merito a ineleggibilità o incompatibilità. Paolo Mighetti, presidente Giunta elezioni. Una prima seduta proficua, andremo avanti a sprombattuto, già la prima settimana di agosto ci sarà una nuova seduta, entro il 4 di ottobre procederemo a concludere i lavori. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha approvato la delibera con la quale si stabilisce in 7.500 euro il tetto di spesa per beni e servizi accessori per ciascun consigliere. Non sono ammesse le spese di rappresentanza dei gruppi, per studi e consulenze. La qualità delle acque di laghi e torrenti piemontesi è complessivamente buona. Lo dicono i risultati della classificazione 2014 per le acque balneabili presentati da ARPA Piemonte a Palazzo Lascaris. Su 93 zone controllate, 77 sono dichiarate eccellenti, 10 buone, 6 sufficienti e nessuna scarsa. Angelo Robotto, direttore generale ARPA. Stato di salute è buono soprattutto per quanto attiene ai parametri che consentono la balneazione dei laghi, e questo però non deve far dimenticare il fatto che è buono perché c'è un ente di controllo che effettua i controlli, c'è una regione che è attenta. Per gli appuntamenti segnaliamo a Torino al centro commerciale 8 Gallery, nella corte della ristorazione, la donna immaginata all'immagine della donna, che testimonia attraverso vignette d'epoca l'evoluzione del costume e il cambiamento di ruoli e mentalità avvenuti nell'ultimo secolo. La mostra è visibile fino al 27 luglio. Sempre all'8 Gallery appuntamento anche con la rassegna Tibetani Storie e Storie. Ed è tutto dal Consiglio regionale, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.